Calano i contagi e riaprono le scuole superiori, ma ancora una volta in città il leggero allentamento delle maglie cautelative dopo le settimane in zona rossa si trasforma nell'ennesimo libera tutti. Complice la temperatura quasi primaverile del weekend, sabato e domenica i gelesi si sono riversati in massa sul lungomare, dove non sono mancati numerosi assembramenti, spesso anche in assenza di mascherina. Una leggerezza che in tanti hanno pagato con le diverse multe levate dalla Polizia di Stato, ma a latitare ancora una volta sembrerebbero proprio controlli, pochi e non scaglionati nelle ore di maggiore affluenza. Si è conclusa intanto ieri pomeriggio in contrada Brucazzi la 3 giorni di screening voluta e organizzata dall'amministrazione comunale con ASP e destinata proprio alle scuole superiori in vista della riapertura di oggi. Buoni dati emersi con appena 2 positivi su poco più di 800 tamponi. Resta però il rammarico per la scarsa affluenza. In città infatti su un totale di 4.400 tamponi programmati in 3 giorni ne sono stati eseguiti appena 858, circa il 20% del totale previsto. Il dato ci fa stare tranquilli, però ci saremmo aspettati molta ma molta più confusione, soprattutto in vista di quello che era successo la settimana prima. Comunque i dati sono confortanti, questo ci fa capire che i ragazzi iniziano ad avere un comportamento responsabile. E personalmente ho sentito questa mattina tutti i dirigenti scolastici per avere il punto sulla situazione in tutte le scuole. Oggi circa 2.500 ragazzi rientrano in presenza con la didattica ridotta al 50%. E nessun tipo di problema, le associazioni di volontariato stanno vigilando lì dove gli istituti scolastici sono con un numero elevato di ragazzi. Nessun problema ad oggi è stato sollevato. Tra l'altro, grazie anche al servizio di vigilanza nelle fermate degli autobus, viene controllato anche l'arrivo e la partenza degli studenti fuori sede. Stiamo monitorando la situazione, stiamo facendo in modo che nulla possa accadere e di regolamentare il più possibile quelli che sono i flussi dei ragazzi. L'appello intanto resta alla prudenza, soprattutto per quel che riguarda gli assembramenti all'entrata e all'uscita dalla scuola. Non abbassiamo la guardia, perché ancora del tutto il virus non è sconfitto in questa città. Io ho chiesto stamattina personalmente ai dirigenti scolastici delle scuole superiori di parlare ai ragazzi, di parlare con i ragazzi e fare capire quella che è l'importanza della didattica in presenza, di mantenere comportamenti responsabili, di mantenere le distanze di sicurezza e soprattutto all'uscita o durante le ore di ricreazione evitare di assembrarsi e soprattutto tenere abbassata la mascherina. In città intanto, nonostante la curva dei contagi sia in discesa, arrivano anche i Covid hotel. Il management dell'ASP, guidato dal direttore generale Alessandro Caltagirone, ha predisposto una convenzione con la SST SRL, la stessa società proprietaria dell'RSA Caposoprano, che in questo periodo ha affrontato il contagio di alcuni ospiti. Il gruppo ha risposto a un avviso pubblico dell'ASP risalente allo scorso dicembre, proponendo come strutture nelle quali collocare contagiati Covid in quarantena sia i girasoli che quella denominata sul Tevere. L'intesa è stata raggiunta per entrambe le strutture, avere efficacia dal 1 febbraio. La convenzione copre il periodo fino al prossimo 30 aprile. Potrebbe rimanere in vigore comunque fino a quando non cesserà l'emergenza pandemica decretata dal governo nazionale. Nella convenzione si stabilisce un importo giornaliero versato da ASP di 30 euro per ogni stanza usata. Sono previsti obblighi sia in capo all'azienda sanitaria provinciale che alla società proprietaria delle strutture, oltre a controlli periodici che dovrebbero essere coordinati dalla direzione medica degli ospedali dell'area sud della provincia. La convenzione arriva in una fase di minore incidenza del contagio, con numeri più limitati in città. Secondo l'amministrazione comunale e le autorità sanitarie, però, la situazione è ancora da monitorare con molta attenzione per evitare una nuova impennata nel numero dei positivi.